Allora, sono qua con l'assieme e l'idea adesso è di costruirmi delle barre, okay, dei laminati, che naturalmente deve avere da qui a qui 25 e spessore, abbiamo visto, 3 mm. Allora, a questo punto faccio S, primo S, parte nuova. Intanto la salvo all'interno. E vado qui e la mobile, 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 e la chiamo F2, tanto raggio, lo chiamo così, dopo semmai lo modifica, poi lo modificherò per l'esterno, per adesso, ok. A questo punto lo apro, andrò a piano frontale, sì, piano superiore. Possiamo fare una cosa del genere, perché no? Andiamo a fare un rettangolo. Posso anche far così. Questo qui 25 e questo qui facciamo 300, poi uno cambierà. Ok, sì. Sì, io posso anche fare una cosa del genere. Posso anche già andare a mettere, questo qui è 6,5, 6,5, ne mettiamo uno lì e ne facciamo così. Facciamo così. Qua la distanza devo andare nell'assieme, però potrei fare una roba del genere. Qua vado qua e poi vado a fare una cosa così. Ok, questo qui con questo lo metto uguale. Ok, la distanza per adesso mettiamo un valore 12, dopo lo vediamo. A questo punto metterò un cerchio qui a metà, poi un cerchio qui e poi uno a metà, vediamo, cerchiamo la metà. E poi uno qua. Ok, naturalmente questo contro questo contro questo contro questo contro questo sono uguali. E a questo punto funzione estrusione, e abbiamo detto 3. Ok, 3. Facciamo anche uno bello smusso qui. Facciamo 5, andiamo a fare questo qua, ok, andiamo a vedere, sì, facciamo tutti i 6 e io farei così, fai salva. Ah no, però materiale, dopo si potrà modificare se vogliamo. Lega di alluminio, chiudi, file, salva, chiudo. A questo punto possiamo anche, l'idea è questa qua, dopo questo si modificherà. Questo contro questo concentrico, questo contro questo coincidente e poi questo contro questo contro questo parallelo. Ok, io se voglio, io lascerei così, quanto è? 0,5, va bene. A questo punto questo l'ho copiato, faccio la stessa cosa. Concentrico, qui potevo anche specchiarlo, vabbè.
questo contro questo coincidente, e poi andiamo questo contro questo coincidente. Ok, l'idea è un po' questo qui. File salva. Ok, e poi andremo a ripetere. L'idea è un po' questo. Poi da qui a qui io ho un distanziale, dunque io farei un distanziale anche qui. Facciamo con la S, parte nuova, qua schiaccio mobile, qua facciamo F2, distanziale, raggio, ok, io braccio, poi dopo vedremo. A questo punto apro. A questo punto io farei un cerchio, facciamo 15, o anche 12, vediamo, 12, e poi qua facciamo 6,5, ok, facciamo sempre, magari ci sono di commercio però. Cieco, facciamo, abbiamo detto 9, 6 o 9? 9 mi sembra, dopo massimo cambio, e qui andiamo a materiale, modifica materiale, applica, chiudi, o anche di plastica, vabbè, ho un po' esagerato, facciamo 1, no, 1 è troppo, 0,5. File salva, chiudo, dov'è il mio distanziale? Ok, vai là. Allora, questo contro questo, magari lo facciamo di 15, questo contro questo coincidente, sono a posto, lo posso anche rendere. Accoppiamenti, blocca rotazione. Magari lo facciamo di 15. 15. Ok. A questo punto, ripetizione attraverso, ripetizione posso fare, era attraverso schizzo, però vabbè. Questo contro questo, concentrico, blocca. Questo contro questo coincidente, e poi andiamo a fare l'ultimo. Con questo siamo già quasi a. Dopo vado a mettere i. Non mi sono, non ho bloccato. Blocca. Ok, e poi vado a fare questo. Contro questo coincidente. Ok, adesso, cioè nel prossimo video metterò poi le viti, ok, e farò poi la ripetizione, perché una volta che ho fatto questo faccio la ripetizione circolare. E si ha, e poi si dovrebbe fare anche su questo qui.
Ok. E poi l'ultima, la cosa più impegnativa è poi andare a fare l'elica. Ok, che quello sarà un bel match. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.